Miley Cyrus, è uscito il suo atteso disco Yo Ungenov. Il nuovo album di Miley Cyrus si chiama Yo Ungenov. Le sonorità country si mescolano con quelle pop e creano uno stile unico, inconfondibile, macchiato dalla strepitosa voce roca della splendida cantante. Il country pop torna in testa alle classifiche con un disco che lascia tutti senza parole, se non Vov. Miley Cyrus, nessuno rimane lo stesso. No Honestaiste Same è il verso iconico che marca tutta la produzione custodita nel nuovo album di Miley Cyrus, un piccolo capolavoro di country pop che segna la sua crescita, una lenta metamorfosi che ha portato a una rinascita artistica e psicologica. Miley Cyrus si è evoluta, è diventata grande rimanendo Yo Ungenov, più giovane adesso, e ha dato origine al vento del cambiamento di una ragazza che si è lasciata alle spalle il peggio del passato, e porta con sé solo ciò che la fa sentire vera. Questo album è un canto d'amore per se stessa e per il fidanzato, Liam Hemsworth, quasi un angelo custode che ha sempre vegliato su di lei, anche e nonostante le grandi differenze che li hanno fatti separare per un po'. Se abbiamo ancora in mente il suo vecchio disco, Bangers, dobbiamo proprio lasciarcelo alle spalle. La nuova Miley ha dato tutta se stessa per produrre un album acustico, dal vecchio sapore ballata pop che mostra un lato della cantante che avevamo, quasi, dimenticato. Miley è gentile, un po' nostalgica, trasognata mentre abbraccia la chitarra, il suo nuovo Pompadour parla d'amore e malivo, Miss You So Much, Love Someone. Ciliegina sulla torta di un super disco come Yo Ungenov c'è la collaborazione con Dolly Parton, Rainbow Land, ispirata a quella casetta di legno dipinta dei colori dell'arcobaleno che, a malivo, simboleggia la pace e la libertà d'amare chiunque. Nel nuovo disco c'è anche parte del suo passato, di cui parla come quando si ricorda un brutto sogno, è come se mi fossi appena svegliata, come se fossi sempre stata addormentata. Anche se non ero io, non ho paura di quello che sono stata. Miley Cyrus, tra i suoi idoli, Elvis Presley e Dolly Parton. Miley Cyrus non ha mai nascosto di aver fatto più di qualche fantasia su Elvis. Nel corso della sua intervista con il Daily Star, ha confessato, Week V Tutio, è ispirata da Blue Hawaii. Il nome della fidanzata di Elvis era Miley. Avrò guardato quel film almeno un milione di volte per quel momento in cui diceva I love you, Miley. Allora riavvolgevo la cassetta per poterlo sentire di nuovo. Per sentirgli dire che mi amava. La cantante ha portato un po' di Elvis in questa sua evoluzione musicale dal titolo Yo Ungenov, anche grazie all'inconfondibile pettinatura alla Pompadour. Ho sempre voluto scrivere una canzone che in qualche modo ricordasse Elvis e che somigliasse a I Lose Rock o qualsiasi altra canzone. Vorrei prendere un po' del suo spirito e infonderlo in una canzone.